testimonianza, testimone, in greco sono rese con martirio. Il martirio, il martire, il testimone. Il martirio è la testimonianza. Questa parola tra i cristiani ha sempre significato qualcosa di cruento, qualcosa che avesse a che fare con lo spargimento del sangue, con la sofferenza, con la passione del nostro Signore Gesù Cristo. Egli è il martire, lui è il testimone verace, il martire vero, il martire verace, il martire che non inganna, che non ci prende in giro, il martire autentico. E questa testimonianza arriva a tutti noi. Dice San Paolo, chi non opera come Cristo non gli appartiene. Cioè, qui c'è un problema serio per tutti noi, fratelli. Ci stiamo avvicinando a Natale, quindi già siamo arrivati a questo momento così importante per la nostra vita. Allora, o abbiamo questa testimonianza dentro o non ce l'abbiamo. In fondo, anche la stessa testimonianza di Giovanni può non bastare. Per Andrea è stata importante, fondamentale e decisiva la testimonianza di Giovanni. Per altri no. Per altri, dice, voi avete voluto rallegrarvi solo un momento della sua luce. È una lampada che arde nella notte, la notte della menzogna. Tutto quello che fa la Chiesa, tutto quello che è una predicazione, tutto quello che è l'annuncio del Vangelo, e lo sperimentiamo nella nostra vita, molte volte si infrange sulla nostra durezza di cuore, si infrange sulla nostra superficialità. Ma non solo questo, fratelli carissimi. Gesù non prende testimonianza da un uomo, non riceve testimonianza da un uomo. Sono le sue opere. Allora, Giovanni rende testimonianza. Giovanni è stato martire della verità. Ma c'è qualcosa che quel martirio, quella testimonianza, lo attua. Come dire, lo applica. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo, certamente. Ma non aveva il potere di cambiare la vita delle persone. Era un battesimo che annunciava il battesimo in Spirito Santo e fuoco. Era un battesimo che immergeva nel pentimento. Cioè, le nostre lacrime. Aiutava a sciogliere un pochino la durezza del cuore per accogliere la testimonianza che sarebbe dovuta fare opere. Opere dentro la vita di una persona. Per questo, appartieni a Cristo o non appartieni? Chi non ha lo Spirito di Cristo non gli appartiene, dice San Paolo. È inutile, è inutile. Possiamo essere preti, vescovi, cardinali, tutto quello che vi pare. Possiamo essere catechisti, possiamo essere in una missione da anni, decenni, centinaia, non lo so, da 3 secoli missionario, nel posto più sperduto di questa terra, e non aver perduto la tua volontà. Un padre del deserto dice, se vedi un uomo salire al cielo, cioè entrare nel cielo con la propria volontà, prendigli le gambe e mettilo per terra. Questo è quello che fa il battesimo di Giovanni. Questa è la luce di Giovanni. Questo è quello che fa un fratello, che è un servizio importantissimo, fondamentale. Un servizio che può fare una madre nei confronti del figlio. Un servizio che può fare un prete, che può fare un catechista, che può fare un fratello, un marito nei confronti della moglie, la moglie nei confronti del marito. Cioè, un ministero fondamentale, importantissimo, di Giovanni Battista. Ma poi ci sono delle opere che Giovanni Battista non può compiere, che sono quelle che lui vede e per le quali può riconoscere l'avvento del Messia. Ma quelle opere sono opere di Dio, sono opere divine, primo, sono opere che un uomo non può compiere, secondo, sono opere che testimoniano all'interno, dice San Paolo. Voi avete questa testimonianza, è lo Spirito che testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. Questa risonanza, questo risuonare dentro, ma non soltanto a livello sentimentale, no, a un livello esistenziale, cioè risuonano dentro di noi queste opere che ci conducono alla vita eterna, queste opere di vita eterna che diventano opere nostre, opere che l'uomo non può compiere e che si compiono in colui il quale ha accolto il Signore. Noi siamo felicissimi e grati a Dio di aver avuto Giovanni Battista durante l'Avvento, che è un'immagine, una profezia dell'atteggiamento del cristiano durante tutta la sua vita. Cioè ci accompagna Giovanni Battista, quello il quale ci stura le orecchie, ci toglie il cerume, ci apre gli occhi, perché noi possiamo vedere la nostra realtà, perché noi possiamo vedere e riconoscere di avere assoluto bisogno di convertirci, di avere bisogno di Dio, di avere bisogno dell'amore, di avere bisogno di Gesù Cristo, di avere bisogno della sua misericordia, che noi non ce la facciamo, che siamo incostanti, incoerenti. Tu non puoi fare nulla per te stesso, non puoi fare nulla per tua madre, per tuo padre, se non in certi momenti tirare fuori un secchio d'acqua fresca o freddissimo o gelata e tirarla in faccia, giusto per svegliare. Quello che ha fatto Giovanni Battista, coraggio. È vero che tante, troppe volte ci siamo rallegrati soltanto per un momento, sentimentalmente, solo una processione, una celebrazione, è tutto vero, però coraggio, che anche questo fa parte del piano misterioso di amore del nostro Signore Gesù Cristo.
Cristo, del nostro Padre e dello Spirito Santo, della Santissima Trinità, che è all'opera per rendere testimonianza, cioè un martirio vero, autentico, che non può non essere sigillato dal sangue, cioè dall'amore infinito che Dio ha per me, sino alla morte, sino all'offrire la sua vita per me. E questo è ciò che cambia la vita, e questo è ciò che cambia il nostro cuore, è questo che ci libera dai peccati, è questo che ci strappa dalla menzogna, è questo che ci colloca nella verità, togliendoci dal sentimento, dalla passione, eccetera. La testimonianza che Cristo riesce a dare, lui solo, attraverso le sue opere, il suo operare, la sua energia vivificante che opera per mezzo dello Spirito Santo in te e in me. I ciechi che vedono, gli zoppi che camminano, i muti che parlano, i sordi che odono, i lebbrosi che sono mondati, il Vangelo annunciato ai poveri. Tutto questo riguarda noi, e riguarda noi nella Chiesa, noi, i nostri fratelli. Queste opere risuonano dentro di noi come qualcosa di vero, vivo, perché cicciano fuori dentro di noi, perché si compiono in noi. Allora coraggio, Giovanni il Battista, rompi il ghiaccio e arriva il nostro Signore Gesù Cristo, che quello che Giovanni del Battista ha reso testimonianza si compie nella nostra vita. Per questo Dio si è fatto carne, per questo andiamo a celebrare il Natale in una capanna, il Natale dentro una mangiatoia, per mangiare il pane della vita, per mangiare la testimonianza, mangiarla, che possiamo bere nell'Eucaristia, perché il sangue arrivi dentro di noi, perché tutto quello che ci viene predicato si compia come una testimonianza vera e autentica, incarnata nella nostra vita.